Oggi prepariamo la lepre in dolce forte, che noi abbiamo già pulito, lavato, tagliato a pezzi e messo a marinare con odori, spezie, aceto e vino rosso. Per cucinarla usiamo pancetta, passata di pomodoro, brodo e vino rosso. Per il dolce forte invece usiamo uvetta, pinoli, cioccolato, cedro e arancia, un pochino di aceto e un cavalluccio, che è un biscotto tipico di Siena. Dopo aver messo il brodo e il liquido della marinatura, lo lasciamo bollire per almeno 2 ore. Il dolce forte è un modo antico di cucinare la carne, veniva fatto in Toscana e si usava al tempo del Rinascimento, quando si facevano dei grandi banchetti e si usava abbinare la selvaggina ad un gusto dolce e salato insieme.